nessuno ti dirà. Ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. In questa puntata siamo stati a Badia Agnano, dove c'è un paese in rivolta per l'arrivo di alcuni rifugiati. Sarebbero in numero elevato in proporzione al numero reale degli abitanti di Badia Agnano e soprattutto non ci sarebbero le strutture idonee per ospitarli. Sentiamo. Perché ci hanno detto ne arriverà 5 questa settimana, 5 la prossima settimana. E la struttura che è sopra qui, dove sono ospitati, è una struttura che ha 3 camere, e ne tre per camera ne può ospitare 9. E 9 persone l'assorbe bene la struttura e anche il paese 9 persone le gestisce bene. Però se le 9 persone dovessero diventare 15, 20 o 25, la struttura scoppia e scoppia anche il paese, perché il giorno non ci rimane nessuno qui. Essere non c'è niente. Ecco, in questo momento ci sono già dei rifugiati in questa struttura, ma ne arriveranno altri. Ci sono già emigrati, 5. Allora, hanno detto 5. Mi sembra fra emigrati e quelli della cooperativa siano un po' di più, ma insomma. Gli altri arrivi della prossima settimana sono altri 5. Però se si fermano lì, a 10 o 9, insomma, il paese non è che sia, non siamo razzisti da dove lì è, e nemmeno ci garba dire che un ci garba il colore. Per noi bianchi, verdi o neri non cambia niente, no? Il problema è che queste persone non siano 5, 10, 15, 20, 25 dopo. Perché il paese, come ho detto prima, lo sopporta. Nel paese e nella struttura, perché lì ce n'è tra poi. I residenti di Badia Agnano hanno chiesto rassicurazioni al sindaco, ma a quanto pare le risposte non sono state soddisfacenti. Noi non siamo razzisti affatto, ma siamo consci che una tutela serve in un paese così piccolo. Detto questo, abbiamo elencato 6 punti al sindaco. I punti sono: chi dà l'ok per la ricezione in questo palazzo? Chi controlla queste persone? Quanti soldi viene dato alla cooperativa? Che diritti hanno di rimanere qui se non sono profughi? Una serie di motivi e soprattutto una tutela per le persone, cioè ci deve essere un controllo costante di una forza di polizia, ma non 24 ore al giorno, ma è da lui. Basta facciano un giro tutti i giorni, polizia, carabinieri, chi vogliono. Detto questo, il sindaco non ha saputo mai rispondere e ha detto: vi farò incontrare il prefetto che vi chiarirà alcune cose. Ora, il prefetto che cosa ha fatto? Io non ce n'ero presente, ma me l'hanno detto. Si è schierato dietro un muro di burocrazia, si è presentato con 12 persone e un colonnello dei carabinieri e praticamente non ha dato quelle risposte che noi si erano chieste. A Badia Agnano non è che siamo curiosi perché vogliamo sapere cosa succede nella pubblica amministrazione. Noi siamo consci che c'è una legge, la 241, che ci permette di sapere cosa fa la pubblica amministrazione. Ha capito perché siamo arrabbiati? Ecco. Ora, siccome sappiamo benissimo che c'è una legge costituzionale, la numero 10, che bisogna accogliere, sappiamo benissimo tutte le leggi, non siamo, come vogliono far apparire, analfabeti, per fortuna, ha capito? Però non vogliamo essere presi in giro. Le garanzie per il paese ci devono essere. La garanzia maggiore è che queste persone avranno molta difficoltà ad integrarsi e noi abbiamo qualcosa tutti da perdere, che ci sia un controllo. Cosa che il prefetto non l'ha detto. Punto. Restate con noi un attimo e torneremo con Sportello Reclami.
Siamo oggi a Badia Agnano, dove c'è un paese che è preoccupato seriamente per l'arrivo di un non precisato numero di rifugiati. Preoccupa anche il fatto che le strutture che sono preposte all'accoglienza di questi rifugiati sono ritenute decisamente insufficienti. Certo, siamo tutti preoccupati, perché bene o male se dicono e hanno detto che sarebbero venuti 5, ne arriverà altri 5, non si vuole arrivare veramente a dei numeri che vanno a fuori dai contesti, diciamo, che è possibili, insomma, non si può tenere dentro un ambiente tantissime persone, anche perché dopo stanno male, soffrono loro, soffrono dentro l'ambiente, che quando escono fuori possono anche creare problemi nel paese, perché si sente tutti i giorni litigi di sopra, litigi di sotto, e quindi la preoccupazione generale c'è per tutti. Certo, io credo che, non mi intendo di queste cose, ma credo che, insomma, le proporzioni ci debbano essere, ci sono su tutto, e quindi ci dovranno essere anche in questi casi qui. Secondo i residenti non ci sarebbero stati i presupposti per accogliere tutti questi rifugiati. Avevamo chiesto che ci fosse un organo dello Stato che dasse la disponibilità di locale, ma in base alla legge di abitabilità. Non l'abbiamo avuta, e non lo so se voi l'avete avuta. Allora, la prima cosa da fare era quella di dire: in questo locale ci possono stare legalmente 2 o 2.000 persone. Non è stato fatto. Poi le chiacchiere, viene fuori che se sono 22 ci vuole la scala eterna, a noi non interessa. Noi volevamo avere una certificazione, perché ripeto, lo ripeto per l'ennesima volta, se lei ce lo mette, c'è una legge da diritto ai cittadini di conoscere gli atti della pubblica amministrazione, è la 241, la legge del 9 agosto di 1990, è inutile che loro facciano finta di no. Quindi se noi si richiede, loro lo devono andare. In sostanza, che cosa si chiede? Che ci sia un controllo costante, ma vero, di queste persone. E di fronte al primo atto e non rispetta la legge, e rimandarli indietro. Questo chiediamo. Il resto poi sa benissimo che non si può fare altro. E badate bene, qualcosa era stato promesso agli abitanti di Badia Agnano, ma nulla è stato fatto. Allora, buonasera a tutti innanzitutto. Io voglio dire che ha parlato questi paesani e non hanno detto una cosa che a noi c'era stata promessa. E non so da chi, il sindaco ne aveva parlato, altri ne avevano parlato, avevano detto che avrebbero messo delle telecamere in inizio paese da tutte e due le parti e una anche nel centro del paese per gestire un po' la situazione, che poteva darsi delle macchine, gente arriva, va, e questo per ora, e avevano detto, cioè un passettino indietro, che queste telecamere l'avrebbero messe prima di far arrivare questa gente. Io li chiamo gente così perché non mi va di chiamarli immigrati, la chiamo questa gente, questi personaggi. Sono arrivati ieri mattina senza queste famose telecamere che tutti avevano promesso, si sono visti arrivare, loro ci sono e le telecamere no. Quindi non ci si sente proprio protetti bene bene. E questo è quello che io volevo dire. Se qualcuno poi ha da ripetere su questo, chi aveva promesso, noi siamo qui, si aspetta, tutto qua. È tutto per oggi, grazie, ci vediamo domani. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel...